Allora, Caltagirone, candidato al Consiglio Comunale, nonché capolista e commissario di Forza Italia a Caltagirone, l'architetto Sergio Bruttadaurio. Buonasera, buonasera, grazie di essere qui tutti, Sergio. Grazie. E aggiungo di più, quanti titoli, eh? Sembra di essere una famiglia spagnola. Indicato assessore dal candidato sindaco Gino Ioppolo. Buonasera Sergio, ancora grazie, una volta. Buonasera. Siamo agli ultimi giorni di questa nostra campagna elettorale. Domandarti a te personalmente come va la campagna elettorale dal punto di vista personale mi sembra riduttivo, però voglio focalizzare invece più l'aspetto politico. Tu sei il commissario di Forza Italia, sei il capolista a maggior ragione di questa lista a sostegno del candidato Ioppolo a sindaco. Ecco, una tua valutazione dal punto di vista politico, siccome si sta svolgendo questa campagna elettorale, e a oggi la tua lettura. Ma la lettura è che certamente una campagna elettorale, come sempre, specialmente le amministrative, è molto difficile e complicata, perché le parti, ognuno sostiene la propria ragione, i propri progetti, cosa si vuole fare. Io dall'osservatorio appunto nostro del partito di Forza Italia, essendo sul campo, girando la nostra città, contattando tantissimi cittadini, ci rendiamo conto che c'è questa grande voglia di cambiare. Il cittadino si è reso conto che nel 2012 si cambiò, voleva cambiare, però non fu la scelta ideale per le difficoltà che trovò strada facendo l'amministrazione Bonanno. Oramai tutti quanti sappiamo come è andata a finire. Noi vogliamo guardare al futuro, con un futuro positivamente, e i cittadini questo vogliono. I cittadini vogliono avere un progetto politico che possa dare loro serenità e possa dare loro fiducia. Noi questo stiamo proponendo, girando, come dicevo poc'anzi, in lungo e largo la città, facendo capire che l'alternativa, l'unica alternativa alla gestione, alle gestioni del passato, è quella proprio che fa capo a Gino Ioppolo con la sua coalizione, perché dal 1993 al 2012, purtroppo, pur rispettando la volontà degli elettori, abbiamo visto che Caltagirone, ogni volta che è andata a votare, i risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo e che i cittadini si aspettavano. Avevamo una città brillante nel 1993, punto di riferimento del comprensorio, opere edilizie che venivano realizzate, opere infrastrutturali, circonvallazione, le gallerie, il palazzetto dello sport, la piscina comunale, eccetera. Opere che hanno dato tantissimo a questa nostra città. Purtroppo dal 1993 fino al 2012 tutto ciò è andato scemando e oggi ci ritroviamo in una situazione di profonda crisi. Quindi il nostro progetto, che è un progetto che guarda al futuro, che guarda le famiglie bisognose, noi ci stiamo ponendo il problema delle circa 1000 famiglie che oggi sono in grandissime difficoltà e che non riescono a sbarcare il lunario, che non riescono a portare a casa un pezzo di pane, che non riescono a pagarsi la bolletta dell'acqua, la bolletta della luce. Il Comune non può tenere le porte chiuse come è stato fino ad oggi, il Comune deve porsi questo problema e affrontare queste emergenze. Un altro aspetto importante che noi porteremo avanti, e io nella qualità sia di architetto, di funzionario del Comune, ma anche di assessore designato dalla Giunta, dall'onorevole Gino Ioppolo, candidato sindaco, porrò molta attenzione alla riqualificazione del centro storico. I nostri concittadini, quasi oramai tutti, che vivevano di edilizia, sono fermi da anni. Noi, rimettendo in moto il centro storico, porteremo e faremo ripartire micro cantieri, certo, che daranno certamente lavoro ai nostri concittadini. Ci siamo posti anche un altro problema: noi sottoporremo anche alla prefettura un protocollo d'intesa col comune e la prefettura, un protocollo di legalità, affinché le aziende, le ditte che si aggiudicheranno i lavori edili sul nostro territorio, sulla nostra città, debbono garantire almeno una buona parte, se non almeno un 50% di manovalanza locale. Noi vediamo che molte ditte che si aggiudicano i lavori a Caltagirone si portano i loro dipendenti, come è giusto che sia, però è anche vero che il nostro concittadino non può guardare la ditta che lavora, che si porta l'operaio magari da Agrigento o da fuori,
e non potendo fare nulla. Noi metteremo in campo, perché diventa un problema di ordine sociale, quindi un problema importante con ricadute sociali, con la prefettura, anche questo protocollo che possa darci quella possibilità con la massima trasparenza di chiedere alla ditta o alle ditte che si aggiudicano i lavori nei prossimi anni di fare lavorare i nostri edili. L'edilizia è l'indotto primario, perché attorno all'edilizia c'è appunto un indotto che vive e che potrebbe dare tanto tanto lavoro. Quindi noi porremo molta attenzione, io personalmente farò di tutto affinché i piani di recupero del centro storico, che sono esecutivi, che sono già approvati perché fanno parte del piano regolatore generale, possano ottenere quei finanziamenti per poter appunto rilanciare l'edilizia. I finanziamenti saranno certamente alla regione siciliana, qualcuno, ma direttamente con l'Europa, perché i fondi europei ce ne sono a iosa, non ci sono state le condizioni o le capacità per poter intercettarli, e noi faremo di tutto, in questo caso anche come partito di Forza Italia, avendo il nostro punto di riferimento a Bruxelles, l'onorevole Salvo Pogliese. Con lui abbiamo già una interlocuzione, io personalmente ho parlato con Salvo Pogliese, abbiamo un'interlocuzione che, se tutto questo nostro progetto andrà in porto, se i cittadini ci daranno quella fiducia che noi stiamo chiedendo, allora metteremo in campo veramente tutte le energie, le massime energie, metteremo in campo i partiti, il partito in questo caso che è l'unico partito che sostiene Gino Ioppolo, affinché i nostri referenti politici possono dare quell'apporto che i cittadini chiedono e che noi, che io personalmente chiederò loro. La politica, la buona politica, questo deve fare. Non si viene eletti per stare seduti nelle poltrone o a Palermo o a Roma o a Bruxelles, ma bisogna essere eletti per l'indomani mattina dare quell'apporto, quelle progettualità, quelle energie, quei supporti alle autonomie locali, affinché pian pianino si esca dalla crisi in cui Caltagirone, così come altri comuni, ma parliamo di Caltagirone, ormai è ricaduta. Quindi punteremo su questi settori, innanzitutto appunto sulle famiglie disagiate che soffrono e sono tantissime, come ho detto circa 1000, faremo ripartire, questo è un impegno mio personale, l'edilizia, perché è il volano, un volano economico del nostro territorio. Un altro punto importante che voglio sottolineare, anche perché ho curato la parte progettuale dell'area del Mazzone, l'area artigianale, un'area importante perché è voluta negli anni scorsi, non mai decollata, negli anni scorsi dagli artigiani. Io ricordo all'ufficio tecnico avevamo incontri con gli artigiani, finalmente fu individuata quest'area, io devo dire un'area ottimale, perché a pochi centinaia di metri dal centro abitato, dal quartiere Semini, lì dovrebbe nascere il polo artigianale. Quando parliamo di polo artigianale, chiaramente non parliamo solo di ceramica, ma parliamo degli artigiani in generale, dal fabbro, dal carrozziere, dal meccanico, un'area che non è distante come la zona industriale 7-8 km da Caltagirone, ma limitrofa a Caltagirone, dove ogni artigiano può realizzarsi il suo capannone, poter rilanciare l'economia partendo proprio dal capannone, perché il capannone ti dà la possibilità di cercare attività più grosse, non nella piccola bottega artigianale che si può avere all'interno del centro storico o nella nostra zona. Città direttamente. Anche qui abbiamo realizzato le strade, abbiamo realizzato le urbanizzazioni primarie. Noi a questo punto cosa dobbiamo fare? Ci rendiamo conto della crisi che sta vivendo il nostro artigiano locale, la crisi è sotto gli occhi di tutti, certamente non possiamo chiedere all'artigiano di spendere milioni di euro, centinaia di migliaia di euro per espropriare l'area o per realizzare il capannone e poi acquistare i mezzi. Noi ci potremo fare carico dell'espropriazione, della realizzazione della struttura del capannone, anche in questo caso con progetti validi, con progetti cantierabili che tramite la Comunità Europea possano essere approvati e finanziati. Sono queste le cose noi a cui stiamo puntando principalmente, quindi le famiglie disagiate, l'edilizia, il rilancio dell'artigianato e chiaramente anche il rilancio del turismo, perché riqualificare un centro storico,
farlo diventare una bomboniera con non solo il restauro del nostro consolidato edilizio, ma anche rilanciandolo sotto altri punti di vista, come attività culturali, con manifestazioni di prestigio, di livello, così come avvenivano nel passato, ma come possono avvenire anche oggi, perché ci sono le risorse intellettuali, culturali, ma che purtroppo in questi anni sono stati messi o si sono messi da parte. Noi vogliamo la nostra città una città che possa ritornare a essere veramente il punto di riferimento del territorio. Tutto ciò chiaramente per tenere sotto controllo e quindi aiutare i nostri giovani che giorno dopo giorno vanno via da Caltagirone. Si parla di migliaia di giovani, di 2-3 mila che dal 2012 ad oggi sono andati via. Tutta la classe politica deve intestarsi questo problema sociale. Non possiamo permetterci che i nostri giovani vadano via. Per non fare ciò, per non permettere che vadano via, dobbiamo ricreare le condizioni occupazionali. Questo è un tema importante, un tema fondamentale, e certamente una classe politica all'altezza della situazione deve approfondire e trovare la soluzione, la medicina a questa piaga, che certamente non è una piaga solo di Caltagirone, è una piaga nazionale, ma noi dobbiamo porci questo problema. La classe politica che amministrerà, io mi auguro che possiamo essere noi, dovrà cercare di trovare le soluzioni per affrontare questo tema della disoccupazione. I nostri giovani debbono rimanere qui, non debbono essere sfruttati, perché purtroppo accade anche questo, perché c'è molta concorrenza sleale, perché dovrebbero essere fatti i controlli anche nelle attività nostre commerciali, ma così come anche nei campi, dove una concorrenza sleale, non voglio entrare troppo in questo seminato, ma in una concorrenza sleale non messa in regola permette appunto che i nostri concittadini vengano quasi scartati per essere sostituiti da altri. E noi anche qui affronteremo questa questione, perché chiederemo alle forze dell'ordine, chiederemo a tutti coloro che sono addetti ai controlli appunto di garantire il cittadino italiano che giorno dopo giorno affronta questa crisi e che non ha più quasi nessuna soluzione o alternativa. Noi vogliamo diventare interlocutori dei cittadini onesti, dei nostri cittadini per bene, dei cittadini in difficoltà. Vogliamo diventare il loro punto di riferimento, perché sappiamo come stanno soffrendo e cosa stanno, le difficoltà che stanno incontrando giorno dopo giorno. Noi nel chiedere il voto, noi ne chiediamo un voto, sappiamo che stiamo andando incontro a un mare in tempesta, lo sappiamo. Noi immaginiamo di trovarci in mezzo a un oceano con onde altissime, e quindi stiamo chiedendo un voto. Il cittadino, qualora ci darà questo voto, per noi sarà un voto di grandissima responsabilità, e cercheremo di affrontare questa emergenza che tocca tutti noi, perché vogliamo uscire da questa situazione veramente ormai gravosa, da questo guado, per cercare di dare risposte piccole giorno dopo giorno, ma che possono essere quelle risposte che il cittadino ha necessità e voglia di toccare con mano, di ascoltare. Noi saremo gli interlocutori, avremo, qualora appunto i cittadini ci daranno quella loro fiducia, le porte aperte, gli assessorati pronti ad ascoltare le necessità, gli assessorati pronti ad mettere in campo tutti i progetti, perché dall'indomani delle elezioni i nostri uffici dovranno essere pronti, disponibili a lavorare. E io in questo caso, essendo anche un dipendente comunale, un collega, chiederò ai miei colleghi di dare il massimo, così come l'hanno dato sino ad oggi, di riappropriarsi di quel senso di appartenenza che purtroppo in questi anni è andato scemando per le annose situazioni che sappiamo tutti quanti, come il fatto anche, è un fatto anche quasi, quasi non legittimo, però quando un dipendente non guadagna, siamo quasi per arrivare, certo, al sesto mese senza uno stipendio, con impegni già presi, impegni familiari, impegni con le banche, impegni con i figli che sono a scuola, magari fuori Caltagirone, si ci trova veramente in difficoltà.
Idem vale per gli operatori ecologici, anch'essi da 4 mesi senza stipendio. Abbiamo una città chiaramente in grande difficoltà. Noi stiamo chiedendo ai cittadini il voto perché vogliamo caricarci, diciamo, questa grande responsabilità sulle spalle, perché siamo certi che con la nostra esperienza, con l'esperienza maturata negli uffici, per quanto riguarda me personalmente, 20 anni che lavoro al comune, quindi conosco, diciamo, tutti i settori del comune, dal settore lavori pubblici, dall'urbanistica, allo sviluppo economico, dal turismo al commercio, ai servizi sociali, abbiamo una conoscenza oramai annosa, quindi fatta, acquisita negli anni, e con l'esperienza anche politica che sono riuscito a fare, anche con il ruolo di consigliere provinciale e prima anche come segretario di partito, quindi come consigliere provinciale nella legislatura 2008-2013, con queste esperienze, queste due, diciamo, esperienze mie personali, amministrativa e politica, per quanto mi riguarda sono certo di poter affrontare con modestia, con la consapevolezza della situazione, delle difficoltà, ma comunque di affrontarle e di cercare di risolvere giorno dopo giorno queste difficoltà che colpiscono tutti noi. Bene, intanto chiudiamo questo spazio perché abbiamo esaurito la cosa. Noi abbiamo un appuntamento anche giovedì. Stasera mi piace perché abbiamo parlato di contenuti pratici. Siamo partiti dalla politica di Forza Italia, abbiamo parlato di quello che operativamente il tuo ruolo, la tua professione, il tuo lavoro, ma il ruolo anche politico ti impone praticamente ad assumere, per conto anche del partito che rappresenti nella qualità di commissario, ma altresì nelle indicazioni di assessore del candidato sindaco Gino Ioppolo. Io credo che anche questo è servito per essere, sì, quell'elemento in più, diciamo, ringrazio perché si è parlato in questa campagna tanto del passato, della situazione debitoria. Noi dobbiamo guardare al futuro e parlare di progetti, dobbiamo dare ai nostri concittadini speranza, una speranza concreta, una speranza reale. Io colgo anche l'occasione, se tu mi permetti, di invitare i miei amici, i simpatizzanti, domani, giorno 1, alle ore 19, terrò un incontro assieme al candidato sindaco all'hotel Villa San Mauro, in via Porto Salvo, l'hotel subito dopo l'ospedale, per affrontare e dibattere assieme a voi, coloro che saranno presenti, i temi del futuro di Caltagirone, del rilancio di Caltagirone e tutto ciò che potremo mettere in campo come classe politica. È questo che i cittadini adesso vogliono sentire, vogliono capire, per poter fare una scelta di campo, per dire perché votare un sindaco, perché votare un altro sindaco. Noi siamo lì domani sera alle ore 19, quindi di giorno 1, all'hotel Villa San Mauro, a parlare proprio con voi, a interloquire, a farvi sapere quali sono i nostri progetti, anche se già chiaramente dai programmi si possono evincere, però una cosa è leggere, una cosa è ascoltare e poter anche intervenire con delle proposte, con delle, diciamo, con delle eventuali soluzioni. La politica buona, la politica che vuole affrontare le questioni deve fare proprio questo, deve essere costante il rapporto col cittadino, ed è quello che io ho sempre fatto. Da dopo l'indomani, dall'indomani di una campagna elettorale, io, a differenza di altri, non stacco il cellulare, non esco ancora di più per strada, cerco il contatto col cittadino, perché la campagna elettorale vera inizia dall'indomani delle elezioni. Oggi è una fase, ci sono ormai gli ultimi 3 giorni, chiaramente c'è la ricerca del consenso. Io spero che i cittadini possano votare senza cadere in diciamo, facili illusioni di tanti che in questo momento stanno promettendo di tutto e di più. Noi non vogliamo, e io non prometto qualcosa nello specifico, io prometto il mio impegno, il massimo impegno per la mia città, per il bene comune, affrontando anche le piccole questioni personali. Quello fa parte della politica, della buona politica, perché e affrontare le problematiche personali vuol dire anche essere sensibili, essere da cuscinetto tra, appunto, l'amministrazione comunale e il cittadino. Ci deve stare la buona politica per affrontare e risolvere
quelle problematiche che magari senza la politica, così come sta avvenendo in questi giorni, in questi mesi, con la presenza del commissario, un organo non politico, un organo tecnico, il quale se decide di fare un taglio lo fa senza fregarsene di niente di nessuno. La buona politica, prima di fare un taglio, se necessario e va fatto, si deve fare, ma deve anche guardare se quella classe, diciamo, di persone può subire un danno notevole, e quindi sempre deve primeggiare l'interesse generale, il bene comune. Io questo voglio fare, proprio per questo motivo chiedo la fiducia, chiedo il voto ai miei concittadini per cercare di affrontare assieme a voi, assieme a tutti coloro che mi daranno fiducia, diciamo, l'emergenza di Caltagirone in senso generale, perché l'interesse primario è il bene comune. Bene, chiudiamo questo spazio, ci rivediamo giovedì prossimo, abbiamo un altro spazio, grazie all'architetto Sergio Gruttadauria, come vedete candidato al Consiglio Comunale della lista di Forza Italia e capolista a sostegno di Gino Ioppolo, sindaco. Buona serata. Grazie, ci vediamo alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie. Pausa pubblicitaria, ritorniamo subito dopo in diretta.